Mi è ben noto che molti hanno pensato e pensano che le cose del mondo sono governate dalla fortuna e da Dio, in modo tale che gli uomini, con tutta la loro saggezza, non possano modificarle e anzi non possano opporvi nessun rimedio. E da ciò si potrebbe dedurre che non valga la pena di affaticarsi, ma che convenga lasciarsi governare dalla sorte. Questa opinione si è diffusa in particolare nei nostri tempi, per i grandi cambiamenti che si sono visti e si vedono accadere ogni giorno, ben al di là di ogni umana immaginazione. E pensando a questo, io stesso mi sono per certi aspetti avvicinato a questa loro opinione. Tuttavia, affinché il nostro libero arbitrio non sia completamente annullato, penso possa essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle nostre azioni, ma penso anche che essa ne lasci governare l'altra metà, o quasi, a noi. E paragono la fortuna a uno di quei fiumi rovinosi che quando si adirano allagano le pianure, travolgono gli alberi e gli edifici, levano il terreno da una parte per spostarlo da un'altra. Tutti fuggono davanti a loro, ognuno cede al loro dominio senza potervisi opporre in nessun modo. E per quanto i fiumi siano fatti a questo modo, ciò non toglie però che gli uomini, quando i tempi sono quieti, non possano provvedere con ripari e con argini, in modo che quando i fiumi crescono o si indirizzino verso un canale, o comunque il loro impeto non sia così dannoso e così violento. Allo stesso modo succede della fortuna, che dimostra la sua potenza dove non è stata predisposta virtù che le resista, e dirige i suoi impeti là dove sa che non sono stati fatti gli argini e i ripari per trattenerla. E se prendete in considerazione l'Italia, che è la sede di questi cambiamenti, e quella che ha dato loro origine, vedrete che è una campagna senza argini e senza alcun riparo. Se essa fosse stata posta al riparo da un'adeguata virtù, come avviene per la Germania, la Spagna e la Francia, questa piena non avrebbe prodotto i grandi cambiamenti che ha determinato, o non ci sarebbe stata. E mi fermo qui, quanto al modo in cui opporsi alla fortuna in generale.